I lavoratori di Cava Market si mobilitano e dichiarano lo stato di agitazione. Questa mattina i dipendenti si sono riuniti in un'assemblea generale permanente presso la sede centrale della holding di Della Monica nella zona industriale di Salerno. Tra i primi punti in discussione la partecipazione diretta dei lavoratori alla trattativa ed il piano industriale di rilancio. La posta in gioco è il lavoro di 1200 dipendenti che fanno capo alle 5 società del gruppo e i lavoratori chiedono che la vertenza Cava Market sia spostata sul tavolo del prefetto di Salerno Sabatino Marchionne. Intanto si susseguono in maniera serrata gli incontri tra il patron di Cava Market Della Monica e l'imprenditore Tonino Gatto, titolare della Despar Calabria, che sarebbe intenzionato a rilevare il gruppo. Secondo le voci, le negoziazioni potrebbero chiudersi a breve con un buon esito, ma potrebbero comportare in ogni caso dei tagli cospicui di personale nei diversi supermercati. Del resto questa ipotesi era stata avanzata anche dall'imprenditore cavese nel corso della riunione che si è tenuta lo scorso mercoledì nella sede di Confindustria Salerno con le sigle sindacali provinciali. Ma sulla vertenza si profila anche l'ombra grigia della mobilità per alcuni dipendenti del gruppo che i sindacati stanno cercando di ostacolare con ogni mezzo.